Vediamo adesso le due proprietà fondamentali dell'induzione magnetica nel vuoto. La prima riguarda il flusso dell'induzione magnetica attraverso una superficie chiusa. Calcoliamo il flusso dell'induzione magnetica V0 attraverso una superficie chiusa. Schematizziamo una superficie chiusa come graficamente in questo modo, immaginatela quindi una superficie nello spazio tridimensionale, questa superficie sia all'interno di un campo magnetico B0, la superficie sia nel vuoto, queste linee di flusso rappresentino l'induzione magnetica B0 appunto nel vuoto, e andiamo a calcolare il flusso di B0 attraverso la superficie chiusa. Il flusso di B0 lo calcoliamo definendo prima, consideriamo un elemento di superficie elementare ds. Un elemento di superficie elementare della superficie complessiva S, consideriamo il versore normale all'elemento di superficie DS, sia questo N, quindi un versore, cioè un vettore di lunghezza unitaria diretto perpendicolarmente alla superficie elementare DS, che quindi forma un certo angolo con il valore di B0 nel punto in cui appunto B0 attraversa quell'elemento di superficie DS, il vettore B0 che sarà, come sappiamo, tangente alla linea di flusso passante per quel punto. Quindi, avendo definito l'elemento DS, la normale, il versore normale N e il vettore B0 nel punto corrispondente alla superficie, possiamo definire il flusso attraverso la superficie come l'integrale esteso a tutta la superficie chiusa di B0 scalare il versore N DS. E la proprietà dell'induzione magnetica nel vuoto è che il flusso attraverso la superficie chiusa è uguale a zero. E questa è la prima proprietà che ci interessava mettere in evidenza. La seconda proprietà invece riguarda il calcolo della circuitazione sempre del vettore B0 lungo una linea chiusa. Consideriamo adesso una situazione sperimentale rappresentata da questa schematizzazione. Queste linee immaginiamo che siano dei tratti di circuito filiforme che poi proseguono e si chiudono. Siano tratti quindi di circuiti chiusi, dove la freccia indicata indica la corrente nel corrispondente tratto di circuito che vediamo, quindi sia ad esempio questa la icon 1 diretta verso l'alto, questa la icon 2 diretta verso il basso, la i3 ancora diretta verso il basso, la I4 verso l'alto e la I5 ancora verso l'alto. Questa linea chiusa che abbraccia le cinque correnti rappresentate sia appunto
una linea chiusa L, ciò che vogliamo calcolare in questo momento è la circuitazione del vettore B0 lungo la linea chiusa L. Quindi circuitazione dell'induzione magnetica B0, circuitazione effettuata lungo una linea chiusa. Quindi matematicamente esprimiamo il calcolo della circuitazione lungo una linea chiusa, sempre come un'integrale, in questo caso di linea lungo la linea chiusa L, di B0 scalare di L, vettore dove l'elemento di L è un elemento vettoriale elementare tangente alla linea chiusa L, orientato nel verso di percorrenza della linea chiusa, nel verso che noi seguiamo nel percorrere la linea chiusa nel calcolo, per il calcolo della circuitazione, quindi sia rappresentato graficamente nel nostro esempio da questo vettore di L. Nel caso appunto dell'induzione magnetica nel vuoto, questa circuitazione è uguale alla sommatoria, quindi alla somma algebrica del prodotto di mu0 per le correnti I che incontriamo, che sono abbracciate dalla linea chiusa. Quindi, nel concreto, nell'esempio che stiamo considerando, questa sommatoria si esprimerebbe in questo modo. Intanto, questa si tratta di una somma algebrica. Somma algebrica delle correnti abbracciate dalla linea chiusa L, moltiplicate per mu con 0 la permeabilità magnetica nel vuoto, sappiamo. Quindi nel calcolo della somma algebrica dobbiamo sapere quali correnti vengono prese positive e quali vengono prese negative. Per capire questo, isoliamo una singola corrente tra quelle indicate. Supponiamo che sia questa freccia indichi la generica corrente I, questa sia la linea chiusa che abbraccia la corrente I, supponiamo che il verso di percorrenza sia questo. Adesso, per sapere se la corrente I, in questo esempio la dobbiamo considerare positiva o meno nella somma algebrica, dobbiamo valutare il verso del campo magnetico prodotto dalla corrente stazionaria I. Noi sappiamo che la corrente stazionaria lungo un conduttore filiforme, immaginiamolo per semplicità rettilineo, anche se in questa rappresentazione grafica non lo è, comunque il campo magnetico generato è un vortice intorno al conduttore, un vortice che si allarga sempre di più intorno al conduttore.
sappiamo essere l'intensità del campo inversamente proporzionale alla distanza dal conduttore stesso, ma questo ci interessa poco. Il verso del campo prodotto da questa corrente è in questo caso un verso antiorario. Questa sarebbe la B0 prodotta dalla corrente I che percorre questo conduttore, come l'ho individuato il verso dell'induzione prodotta, sempre con una regola della mano destra, dove il pollice è nella direzione della corrente, quindi il pollice verso l'alto lo dispongo nella direzione della corrente. E le altre dita, le altre quattro dita, le immagino appunto afferrare, diciamo così, il conduttore e l'estremità delle dita, cioè la direzione in cui sono poste le dita, mi indica proprio la direzione del campo magnetico prodotto da quella corrente, che quindi è immediato verificare che se il pollice lo metto nella direzione della corrente, in questo caso le altre quattro dita della mano destra sono disposte a abbracciare e avvolgere il conduttore in senso antiorario. Tornando quindi al nostro esempio, se confrontiamo i versi di percorrenza di L, che era questo, e quello di B0 che abbiamo trovato, e quest'altro, quindi sono versi, in questo caso sono versi opposti, il verso di percorrenza opposto al verso di B0, allora la corrente I avrà davanti il segno meno. Se invece i versi coincidono, quindi rapidamente facciamo l'esempio, questo sia il conduttore percorso dalla corrente I, questa sia sempre la linea chiusa lungo la quale calcolo la circuitazione. In questo caso il campo prodotto dalla corrente I che appunto continua a essere un vortice, in questo caso il verso è orario, il pollice in questo caso della mano destra è diretto verso il basso, e questo è il verso delle dita che avvolgono il conduttore, quindi in questo caso i versi sono, qua sono concordi. E quindi in questo caso ho una corrente che considero positiva. Tornando complessivamente al nostro esempio di partenza, dove abbiamo queste cinque correnti, quindi io potrò scrivere in questo caso che l'integrale esteso lungo la linea chiusa L, quindi la circuitazione di B0 scalare di L sarà uguale a mu con 0 che moltiplica. Allora abbiamo che la I1, tornando al nostro esempio singolo fatto qua sotto, produce un campo in direzione opposta al verso di circuitazione, quindi sarà negativa meno la I1 nella somma algebrica, la I2 è positiva,
perché ha verso opposto, la I3 anch'essa ha verso opposto rispetto alla I1, quindi anch'essa positiva, la I4 e la I5 sono concordi, diciamo, come verso con la I1, quindi saranno anche loro negative nella somma algebrica.